siamo dentro adesso alle sense, produciamo tante parolacce, siamo al centro delle vostre tese, siamo al piede di te. Con la musica di Elio e le storie tese termina questa edizione di Teramo Natura Indomita. Ieri, con oltre 2000 paganti e oltre 2 ore di concerto, le note delle canzoni che hanno fatto sorridere e pensare intere generazioni hanno risuonato per tutta Piazza Martiri. Non solo un concerto, quello di Elio e le storie tese, ma una vera e propria performance che ha chiuso al meglio il ciclo di eventi estivi. L'assessore di Teramo, Antonio Filipponi, fa il punto sulla stagione passata. Quest'anno abbiamo fatto una scelta particolare perché gli eventi di punta erano diversi, oltre 6 con artisti nazionali importanti, siamo arrivati anche a punte di quasi 5.000 persone ad evento, questa sera 2.000 paganti, quindi il totale nei vari, durante tutta l'estate in qualche modo ha anche superato lo scorso anno, dove avevamo puntato più su Venditti e De Gregori, su concerti diversi. Abbiamo soddisfatto un pubblico variegato, abbiamo dato una risposta anche ai più piccoli, perché il concerto di Alfa è un concerto dedicato soprattutto a una fascia d'età che spesso non ha un'offerta musicale e culturale adeguata, comunque è complicato darla. Ricordiamo che secondo le statistiche, quando andate a cinema, teatro o a un concerto, almeno uno della vostra fila è un mafioso. Buon divertimento! Italia sì! Qualcuno chiede anche di migliorare un po' l'offerta del pomeriggio, perché comunque magari un giro in centro e i commercianti si lamentano un po' di questo, si può fare di più. Sicuramente si può fare di più, ma stiamo lavorando in questo senso anche con la strategia che può portare l'ufficio IAT, cioè la struttura che adesso lavorerà, deve lavorare per questo in tutti i modi. Quindi sicuramente possiamo fare di più, l'estate è un periodo nel quale a Teramo si viene soprattutto la sera, dobbiamo puntare soprattutto su questo, ritardo, pomeriggio, sera, in modo da agganciarci anche chiaramente a tutta la parte commerciale che chiaramente deve vivere anche di turismo.